Ovviamente Landi è stato anche lui un allievo di Don Lorenzo e in tutti questi anni ha fatto delle cose veramente egregie che lui vi illustrerà e ha dei progetti anche per il futuro. Questo è il bello. Ma io devo dire che quando mi hanno telefonato per venire a questa riunione, a questa assemblea, e quando poi mi è arrivato anche l'invito dove dice esperienze di Don Milani viste attraverso gli occhi e il vissuto dei ragazzi di Barbiana di Calenzano, dice, ma che ne è stato dei ragazzi di Don Lorenzo? Punto interrogativo. Poi dice, ma che ne è stato dell'esempio del servizio, eccetera eccetera. E devo dire, tra le tante esperienze che ho partecipato in questi anni a parlare di Don Milani, questa impostazione mi è piaciuta parecchio. E io cercherò di portare quindi quello che è stata un po' la mia esperienza con Don Milani, un'esperienza anche la mia come quella di Edoardo, arrivati nella seconda fase, nella fase finale di Barbiana. Non faccio parte né di quelli di Calenzano, come dire, che hanno avuto la prima esperienza, né dei ragazzi originali di Barbiana. Anch'io, come dire, quel periodo lì, arrivo a Barbiana sostanzialmente all'età di 14 anni e lì inizia la mia esperienza. Ma credo che, domandandomi, come dire, che cosa questa esperienza mi ha lasciato, mi ha portato, come dice lì l'interrogativo, io credo due cose importanti. La prima, quella di una scelta sociale, perché sicuramente non avrei speso la mia vita poi nel sociale se non avessi incontrato Don Milani, e questo sicuramente lo devo a lui, ma lo devo a lui anche a un vissuto del sociale come servizio, che è una cosa diversa, perché anche oggi vediamo tante persone che si impegnano, virgolette, nel sociale o nella politica, ma se poi uno va a vedere bene, si impegnano per fare affari attraverso il sociale, attraverso la politica, che è una cosa ben diversa. E l'altra cosa importante, credo che la posso tradurre in questi due concetti, lui diceva ai contadini e montanari, il problema è la timidezza, bisogna renderli sicuri. Beh, io credo che questo elemento è un altro elemento portante, come dire, dell'insegnamento che mi è restato in Don Lorenzo, cioè la sicurezza. Ma la sicurezza, partendo da una frase molto bella che mi piace molto, dice: quando inizi a fare qualcosa non puoi avere la certezza di riuscire, perché se aspetti di avere la certezza non farai mai nulla. Devi avere la speranza di riuscire, non l'illusione, la speranza di riuscire. E questo mi sembra un altro concetto portante, come dire, di quello che è stata un po' l'esperienza che io ho avuto, come dire, con Don Lorenzo. Mi è piaciuto anche sentire stamattina quelle varie esperienze, come dire, legate a un impegno internazionale, alla diffusione dell'idea di Don Lorenzo a livello internazionale. E anch'io nella mia esperienza le ho toccate con mano. Toccate con mano quando ero in Inghilterra a lavorare, era il periodo in cui era appena uscita L'obbedienza non è più virtù, la lettera ai giudici, e anche in Inghilterra si discuteva di queste idee e mi ricordo di aver partecipato a tanti convegni, soprattutto promossi dai pacifisti inglesi, qui c'è Nevio, soprattutto dal movimento dei Quaqueri, dove volevano conoscere, approfondire questa idea, questa esperienza della obbedienza non è più una virtù. Toccato con mano. Così come toccato con mano una volta che ero in Messico, al congresso degli insegnanti, una platea enorme, era stato più di 2000 insegnanti, mi avevano chiamato a parlare sui diritti dei consumatori che stavano maturando a livello europeo, quindi ero andato là per portare questa esperienza sul consumo, sui diritti, eccetera, eccetera, e mettendo lì due frasi, uno accanto mi dice, ma questa è una cosa che dice Don Milani, e io dico, sì, ma lei come fa a saperlo? Ah, dice, qui lettera una professoressa è conosciuta dappertutto. Quando gli disse che ero stata a Barbiana, non potete immaginare il successo che ebbe in quell'assemblea. Questo in Messico. Ho una terza esperienza ancora più emblematica, come dire, di quello che è stato un po' l'influenza, e anche questa toccata con mano.
stavo realizzando un progetto di cooperazione tra l'Unione Europea e la Russia, un progetto che voleva aiutare la Russia dopo il periodo di Gorbaciov a scrivere 3 leggi sul consumo, sulle garanzie, sul credito e sulle vendite fuori dai locali commerciali, e fatto questo aiuto, come dire, a livello del governo per scrivere queste 3 leggi, poi ci fu un programma di diffusione in tutta la Russia con dei convegni, con dei seminari, eccetera, eccetera. Ed eravamo a un convegno in Siberia, proprio alla fine del mondo, e io portavo nelle spiegazioni spesso dei concetti, come dire, legati un po' a questa esperienza di Barbiana. E che questi furono interessati e mi chiesero come potevano approfondirle. Io gli portai la lettera di professoressa scritta in inglese. Ebbe un successo enorme, perché anche lì, essendo una realtà dove apparentemente non c'era il padrone, apparentemente tutto doveva essere, come dire, basato sull'eguaglianza, le ingiustizie c'erano più grandi che qua. Dico, queste 3 esperienze di 3 mondi completamente diversi che io ho toccato con mano, di quello che è stato un po' l'influenza di Don Lorenzo, come dire, anche fuori dal nostro paese. Venendo un po' a quel primo interrogativo, che ne è stato dei ragazzi di Barbiana, io posso tracciare quello che è stata un po' la mia esperienza. Io sono arrivato a Barbiana a 14 anni, venivo da Borgo, dalla scuola di avviamento al lavoro, avevo iniziato la scuola a Firenze, che dovette rinunciare perché i miei non avevano soldi, e mio padre, sentendo al mercato che c'era un prete che faceva scuola gratis, prese e mi portò a Barbiana perché faceva scuola gratis. E a Barbiana io sono rimasto sostanzialmente 2 anni, nel periodo direi più bello, perché è stato il periodo in cui è maturata la lettera ai cappellani militari, la lettera ai giudici, la lettera alla professoressa, il periodo direi più bello di tutto. E dopo questi 2 anni fatti a Barbiana, sostanzialmente poi sono andato in Inghilterra, l'esperienza è seguita in Inghilterra per imparare la lingua, e con me c'era anche Nevio che è qui presente, che venne dopo, e si passò un altro anno e mezzo, come dire, in Inghilterra a lavorare, lavoravamo durante il giorno e la sera andavamo a scuola. E fu quello anche un periodo molto bello e di intensa corrispondenza con Don Milani, perché mediamente avevamo 2 lettere alla settimana da Don Milani, anche se poi purtroppo sono andate perdute. Perché era il periodo in cui non dormiva la notte, e allora passava la notte a scrivere. Tutte queste lettere se ne salvate solo uno, perché il bravo Pecorini, quando la stava per spedire a noi, la ricopiò, e qui c'è rimasta la copia di Pecorini, ma non c'è più l'originale. Finito l'esperienza di Barbiana e poi dopo in Inghilterra, a sostanzialmente 18 anni ero a Milano, ero nel sindacato a Milano, prima a sostituire un sindacalista, poi a fare il sindacalista, nell'Alto Milanese, un'esperienza di una zona industriale nel settore tessile e abbigliamento, e nel sindacato io resto 20 anni sostanzialmente, partendo dall'operatore, poi responsabile provinciale, infine poi segretario nazionale, responsabile europeo, eccetera. E quindi nel sindacato percorro un po' tutta la piramide, da quella più bassa a quella più alta. Ed è questo un periodo bellissimo del sindacato, non come oggi. Allora il sindacalista, come diceva Edoardo, era una cosa, come dire, rispettata, perché era quello che si impegnato nel sociale, era quello che combatteva la giustizia, per le riforme, era il futuro, una speranza. E io ricordo che in questa esperienza sindacale di avere portato dentro molte idee di Barbiana. Le 150 ore, il diritto allo studio, era un'idea che veniva da Barbiana, che poi è entrata, come dire, all'interno del sindacato. Tutto il tema dell'egualitarismo, dei diritti sindacali, della dignità in fabbrica, erano momenti, come dire, anche drammatici, perché oggi quando parliamo di sindacato spesso lo confondiamo con qualche privilegio da tutelare, allora era una cosa ben diversa. E quindi in questi 20 anni ho fatto tutta l'esperienza sindacale. E ricordo un consiglio che mi diede quando andai in il sindacato a Milano, che mi è rimasto una cosa impressa e che ho sempre tenuto presente. E mi disse:
vai a Milano, sarà un ambiente nuovo. Qui hai imparato molte cose, ma per un anno morditi la lingua prima di dire la tua opinione. Se ti viene detto la tua opinione, taci, morditi la lingua per un anno, ascolta, impara, cerca di capire e poi comincerai a dire la tua. E io credo che questo è un consiglio molto saggio, è un consiglio che ho cercato di applicare e mi è rimasto impresso, perché oggettivamente non si usa dire questo, come dire a un proprio allievo. Finito dopo questa esperienza di 20 anni del sindacato, come dire ormai segretario nazionale nel settore tessile abbigliamento, che ho partecipato a mettere in piedi il sindacato europeo, ho organizzato il primo sciopero europeo dei lavoratori tessile abbigliamento a Bruxelles, consideravo un po' matura questa esperienza, e a seguito anche di una regola interna del sindacato che non potevi più permanere dopo due mandati elettivi, ho ricominciato da zero, con una nuova esperienza. E la nuova esperienza era sul tema dei consumi, dei diritti dei consumatori, dove in quel paese, il nostro paese, negli anni 87, primi 90, eravamo molto indietro rispetto ad altri paesi europei, che dove sui diritti dei consumatori avevano fatto cose egregie, come dire. E ripartendo letteralmente da zero, studiandosi lo statuto, studiandosi cosa facevano le altre associazioni negli altri paesi europei, ripartì con un'associazione consumatori che chiamai ADICONS, associazione di difesa consumatori e ambiente, quindi legata già al tema, come dire, dell'ambiente. E per altri 23 anni ho lavorato, come dire, in questa esperienza sui consumatori, partendo da questa associazione e su partecipando a tutte le battaglie che abbiamo avuto in questi anni, come dire, per affermare i diritti dei consumatori, e partecipando a Bruxelles, sempre a livello europeo, anche alla costruzione delle varie direttive. Le principali direttive sono sempre stato, come dire, coinvolto, grazie soprattutto alla conoscenza delle lingue. Grazie soprattutto alla conoscenza delle lingue, perché in quelle sedi, se parli la lingua, soprattutto l'inglese e il francese, allora riesci a comunicare, ma se uno aspetta di avere sempre l'interprete a fianco, non riesce a combinare assolutamente nulla. E in questa chiave, come dire, oltre a avere partecipato a tutte quelle che erano le varie direttive, per preparare le varie direttive, ho avuto anche l'occasione di realizzare numerosi progetti di cooperazione internazionale, ho avuto occasione di essere parte del Comitato Euro, quello che seguiva tutte le decisioni dell'euro a livello di Bruxelles, partecipando anche alla scelta delle monete, quelle che oggi abbiamo tra una decina di proposte diverse, ed è stata un'esperienza bellissima. Come dire. Per 23 anni quindi ho lavorato in questa realtà del consumo, lasciando l'Associazione Consumatori ADICONSUM l'anno scorso a giugno, quindi a 14 a Barbiana, a 18 nel sindacato, a 40 riparto con l'esperienza del consumo che ho lasciato lo scorso anno a giugno quando sono andato in pensione, e ripartendo con una terza esperienza nuova, l'esperienza di una fondazione che ho chiamato Consumo Sostenibile, legato a un concetto, a una convinzione. Adesso si sta abbastanza, come dire, divulgando, ma un paio d'anni fa non era così, che il tema della sostenibilità finisce per essere un riferimento per tutto il futuro, rispetto a un passato in cui abbiamo speso più di quello che avevamo, facendo debiti, abbiamo speculato su tutte le possibilità in cui c'era possibile speculare. Io ritengo che la sostenibilità diventa un nuovo riferimento per quanto riguarda il futuro. Messo in piedi per questa fondazione, evidenziando proprio il consumo sostenibile, e nel primo articolo dello statuto riprende fra l'altro un passaggio dell'enciclica del Papa, dove richiama la responsabilità del consumatore e la responsabilità sociale dell'impresa, come dire. E oggi sto lavorando per quanto riguarda, come dire, da pensionato, questa fondazione sul consumo sostenibile, di cui una prima iniziativa sul quale ho lavorato è l'energia, e il 20 giugno, quindi fra due settimane, a Bruxelles, nel Parlamento Europeo, dentro il Parlamento Europeo,
ho organizzato una grossa conferenza europea sull'energia, sulla sostenibilità dell'energia, coinvolgendo, come dire, imprese, politici, regolatori a livello europeo e così via. Quindi la mia esperienza non è un'esperienza di scuola come ha fatto prima Edoardo, è un'esperienza diversa, fuori direi dall'ambiente del Mugello e dall'ambiente di Firenze, ma credo ugualmente significativa. Detto questo, mi sono posto anche un'altra domanda a portare un po' a questo nostro incontro. Quali sono stati i momenti, direi, che ancora oggi mi sono rimasti impressi di Barbiana? Ne cito alcuni. Un primo, il discorso del Vangelo. Bene, io quando arrivai a Barbiana con mio padre in Lambretta, era una domenica mattina, e il prete Don Lorenzo stava facendo il Vangelo sotto la pergola lì fuori dalla Barbiana. Ci arrivò su verso le 9 in Lambretta, mio padre gli chiese se poteva parlare, dice aspetta un momento, quando ho finito parleremo del discorso. E io rimasi scioccato che per 3 ore, come dire, questo rimase su 2 righe del Vangelo, con la sinossi, andando a vedere i vocaboli in greco, andando a vedere i vocaboli in aramaico, contestualizzando sulla cartina geografica della Palestina. Io il Vangelo così non l'avevo mai visto spiegare. E tenete conto che venivo da una parrocchia di vicino, dove avevo vinto il primo premio per la dottrina, vincendo un orologio che fu consegnato dal cardinale Lia Dalla Costa, va bene? E quindi di dottrina pensavo di saperne, visto e considerato che ero stato premiato da Lia Dalla Costa. Ma io il Vangelo in quella maniera non l'avevo mai sentito spiegare. E questa è una cosa che mi è rimasta impressa, perché ancora oggi quando uno vede, come dire, come viene spiegato il Vangelo, spesso e volentieri siamo lontani mille miglia da riuscire a trasferire questo insegnamento a quello che sono le problematiche di oggi e le coerenze di oggi. E questa è una cosa, a mio avviso, che mi è rimasta impressa. Una seconda, questa è un po' più drammatica, e avrei voluto che ci fosse anche il Vescovo a sentirla. Il discorso dell'assegno. Noi oggi qui parliamo di Don Lorenzo, ma io ricordo una sera in cui c'era una tensione che si tagliava col coltello. Il prete Don Lorenzo era seduto sempre su questa sedia a sdraio di Vimini, in cui era tesissimo proprio, perché sembrava che da un momento all'altro arrivasse la notizia da Firenze della sospensione a Divinis da parte di Florit. Lì c'era stato anche tutto un precedente di cacciata degli intellettuali fiorentini che gli accusava Don Lorenzo di non aver informato correttamente di quello che era la sua esperienza. Ma lì ricordo che la cosa che aveva fatto traboccare il vaso era stata questa lettera di Don Lorenzo rispetto al rettore del seminario, in cui accusava il vescovo Florit, come dire, di aver licenziato il rettore del seminario in modo del tutto ingiustificato, e lui aveva commesso, come dire, il grave peccato di fare una lettera aperta e di chiedere l'adesione di tutti i preti fiorentini, come dire, e quindi mettendo in risalto i limiti evidenti di Florit. Probabilmente Florit questa non l'aveva proprio digerita, per cui lì quel giorno erano lì tutti in attesa di quello che succedeva, e la tensione era che sarebbe stato sospeso dal vescovo, da Divini dal vescovo. E quando arrivò il Pievano di Borgo, di Vicchio, e tutti pensavano che arrivasse a portare la notizia tragica, per cui tutti eravamo lì, e invece arrivò con un assegno del Papa. Con un assegno del Papa. Un assegno di, se non mai, 500.000 lire, o 300, adesso, 300 o 500, se non ricordo, 300.000 lire, 300.000 lire, sì. E quindi, come dire, voi potete immaginare, tra il temore di una notizia tragica e un assegno del Papa contadino che salvò Don Milani dalla sospensione a Divinis, perché se non ci fosse stato quell'assegno, Paolo VI, e se non ci fosse stato quell'assegno, sicuramente, come dire, le cose sarebbero andate anche diversamente.
terzo aspetto, anche questo mi sembra molto emblematico, quello che chiamava prima anche Edoardo. Io la definisco un po' la predica del mezzogiorno, in cui a mezzogiorno, quando dopo aver fatto il pranzo, dopo aver mangiato, si metteva lì a studiare individualmente in attesa poi della lettura del giornale, che era sempre verso le 3:30-4, come dire. E in quel frangente il prete prendeva sempre un ragazzo e poi avanti e indietro lungo la strada per arrivare lì a Barbiana c'era questo colloquio, come dire, questo individuale. Dico questo per quale ragione? Perché da Barbiana, da quello che emerge fuori, emerge quello che diceva prima Edoardo, cioè una persona rigida, una persona quasi burbera, come dire. E invece non era così. Era una persona estremamente rigorosa, ma era una persona estremamente allegra, estremamente, come dire, con cui era bello stare assieme. E soprattutto c'aveva anche questo altro elemento, che il suo rapporto con i ragazzi non era solo il rapporto con la scuola. E qui io sono qui e voi siete di là, anche se cerchiamo di poi di utilizzare un metodo, come dire, perché le cose crescano assieme. Ma c'era anche un rapporto individuale, come dire, con il ragazzo, che era una cosa importantissima, perché uno alla fine finiva più per ragionare, come dire, per confidarsi di più con lui che rispetto ai propri genitori, perché parlavi di quello che potevano essere tutti i problemi, inclusi i problemi, come dire, dell'adolescenza che ognuno di noi ha avuto. E quindi questo personaggio che allo stesso tempo, come dire, era estremamente rigoroso, ma allo stesso modo era una persona con cui si stava benissimo assieme, si scherzava, si rideva e si passavano, come dire, le ore della giornata senza che pesassero. Perché se uno pensasse di stare 12 ore una persona è burbera, una persona non so come uno farebbe a vivere, insomma, e non era assolutamente così, anche se poi, come dire, è apparso questo. Cito un altro esempio che anche questo mi sembra importante, che riguarda il discorso a volte dei mezzi. E dicevo prima delle lingue. Io quando arrivavo a Barbiana uscivo dalla scuola media, dalla scuola avviamento al lavoro, avevo studiato 3 anni il francese, ma al di là delle eccezioni che le ricordo ancora i bujuyu, non sapevo spiccicare una parola. E lì il discorso della lingua invece avveniva sulla base del principio che devi ascoltare la lingua fino alla noia, fino a quando proprio non ne hai proprio di. E ricordo questa cosa che mi è rimasta impressa, i giradischi che andava con le lingue mentre noi raccoglievamo le olive. Sotto l'olivo, come dire, i giradischi che girava con i dischi di francese, con i dischi di inglese o con i dischi di spagnolo. Una cosa, come dire, incredibile. E ricordo che il problema numero uno, come dire, che c'era, era questo consumo delle pile, perché in quei tempi lì non c'era ancora l'elettricità, c'era la grossa spesa sempre delle pile, che finivano le pile per il giradischio o per il gelosino delle pile. Detto questo, alcuni flash, io vorrei chiedere ancora oggi, Edoardo se lo chiedeva rispetto alla scuola, perché la sua esperienza è più legata alla scuola. Io quando vado in giro a fare le iniziative su Don Lorenzo, che mi chiamano spesso e volentieri, metto in risalto un'altra cosa e mi chiedo che cosa c'è oggi del linguaggio, più che del linguaggio, dell'insegnamento che è ancora una grande attualità, che io dico insegnamenti che non tramontano, li ho chiamati così. E non tanto riferiti alla scuola, perché, come dire, non, lavorando nella scuola non sono in grado di esprimere giudizi. E io metto insieme questi elementi. Un primo insegnamento che non tramonta, il discorso dell'essere schierati. Io mi ricordo questo ragionamento che lui faceva, dice, nel tribunale dice c'è l'imputato. L'imputato può essere la scuola, può essere lo Stato, può essere il quartiere. Poi c'è il procuratore che cerca di trovare tutte le giustificazioni per condannarlo, e c'è l'avvocato che cerca di difenderlo. Dice, nella vita bisogna schierarsi. Bisogna schierarsi rispetto all'ambiente dove lavori, rispetto al quartiere, rispetto a... E non c'è uno schieramento uno per sempre, perché le situazioni cambiano, i deboli e gli oppressi cambiano, e quindi bisogna, come dire, ragionare con la propria testa per vedere. Però bisogna fare questa scelta a fondo.
E c'è quel passaggio bellissimo anche nei confronti di un insegnante, quando gli chiede, dice, ma qual è il metodo di successo per insegnare? E lui gli risponde, dice, sbagli domanda, dovresti chiederti come bisogna essere per insegnare. E questo vale, come dire, per l'insegnamento, ma vale anche per tutte le altre attività nel sociale. Soprattutto, come dire, in questi ultimi anni, dove spesso essere schierati sul sociale è essere schierati per un affarismo dietro l'impegno nel sociale, che è una cosa, come dire, ben diversa. E questo credo sia un insegnamento che a mio avviso non tramonta. Un secondo, sempre riguardante la, come dire, il sociale, la politica, la forza dell'esempio e della coerenza. Perché se noi dovessimo stare a giudicare quelle che sono le parole, dalle parole, come dire, e dalle parole giudicare, come dire, l'impegno, noi finiamo sempre fuori strada. Se andiamo a vedere invece, oltre a quello che viene detto, alle parole che vengono dette, qual è poi la coerenza con cui si mettono in pratica quelle parole lì, l'esempio con cui si mettono in pratica quelle parole lì, allora noi scopriremmo, come dire, che spesso e volentieri ci sono tante persone che hanno delle bellissime, come dire, affermazioni che sono tutte condivisibili, ma che poi alla prova dei fatti, come dire, operano in modo completamente diverso. E un terzo insegnamento che io credo che anche questo deve, e sarebbe bello, quando diceva prima Edoardo, riprendiamo un discorso di progetto sulla scuola, ma riprendiamo forse anche un discorso di progetto su quello che è la politica rispetto a alcune idee di Barbiana. E l'altro elemento importante dello sporcarsi le mani, del rimboccarsi le mani, del rischiare per cambiare le strutture. Ecco, io credo che quando uno mette assieme questi aspetti, come dire, dell'essere schierato, della coerenza, del rimboccarsi le maniche per cambiare le strutture e non aspettare che siano le strutture che cambino chissà per quale virtù. Io credo che uno potrebbe tranquillamente, soprattutto oggi, come dire, in questo momento di crisi della politica, rimettere a fuoco anche dei messaggi molto importanti. Perché io vedo anche quando sono qui a Firenze, adesso vedo i nuovi che si presentano, dice, io sono per il nuovo, per il futuro, perché voglio rottamare il vecchio. Io mi chiedo, non mi sembra una grande idea, francamente. Per rottamare che cosa? Per costruire, per quali risposte? Come risolvere i problemi? Io credo che forse se si riuscisse anche rispetto, come dire, a questa idea, a rimettere a fuoco, come dire, alcuni messaggi importanti, credo che sarebbe un grande contributo. Concludo ritornando un po' al discorso iniziale. A mio avviso, come dire, uno dei messaggi sugli quali credo andrebbe sviluppato proprio oggi una riflessione, ritorna a quel messaggio che dicevo all'inizio, e cioè rispetto a una realtà che conosciamo oggi, fatta di grandi problemi, una globalizzazione, come dire, che senza regole si è dimostrata quello che è, una realtà in cui il risparmio invece di finire allo sviluppo finisce in scatole cinesi in modo speculativo, in privilegi che vengono fatti passare come diritti. Beh, io credo che qui c'è l'esigenza di una riflessione, e di una riflessione che ridia speranza, perché quello che a mio avviso manca in questo momento è sì una cognizione dei problemi, ma manca una speranza su come risolverli, su come affrontarli, su come dare un futuro. Ecco, io credo che quel messaggio che dicevo all'inizio, che bisogna rimboccarsi le maniche e soprattutto avere la speranza che col nostro modo di fare, il nostro impegno si può cambiare senza avere, come dire, la certezza, perché se aspettiamo la certezza chiaramente non ci muoveremo mai. Io credo che questo, mettendo assieme tutti questi messaggi, si dovrebbe riproporre anche un bel progetto, come dire, di insegnamenti che vengono da Barbiana, non solo riferiti alla scuola ma anche riferiti al sociale e alla politica. Grazie. Bene, scusate il mio italiano che non è del tutto corretto, ma adesso, molti anni fa che ero studente a Roma, ma negli anni 60
durante il Concilio Vaticano, e non ho avuto molta occasione di praticarlo, allora non so se penso che qualche cosa si saprà. Io ho conosciuto Don Milani nell'estate del 1963, eravamo quattro studenti spagnoli, scolopi, che in vacanze a Firenze, da Roma a Firenze, e un compagno nostro conosciuto da tutti voi, sicuramente Lodovico Grassi, ci ha detto, dice, andate a vedere Don Milani che è molto interessante. Va bene. Noi approfittiamo le vacanze per conoscere, abbiamo conosciuto La Pira, abbiamo conosciuto Don Borghi, andiamo a vedere Don Milani. Bene, allora era un pomeriggio caldo, molto caldo, agosto, e Don Milani stava alla pergola con i suoi ragazzi. Si è detto, oh, passate, passate, sedete. Dice, siete spagnoli? Allora vi dico una prima cosa, dice, il generale Franco è una merda. Allora, è stata una provocazione per iniziare una chiacchiera con i ragazzi, no? Che ha durato tre ore, penso, no? Tre ore parlando della Spagna, di Franco, di questo, e i ragazzi facendo domande, facendo commentari, ma è stata una cosa bellissima, no? Veramente. Questa è stata la prima volta che ho conosciuto Milani. Dopo ho letto Esperienze pastorali e durante nel 65 e nel 66 sono andato a Barbiana durante una settimana. Comunque non si poteva fare il turista, si doveva lavorare, ho lavorato con i ragazzi facendo classe di spagnolo, di latino, non so, perché il latino non c'era, ma Carla si doveva presentare e allora doveva studiare il latino, allora doveva approfittare, no? Era capace di stare quattro ore latino, io stanco e lei come se niente, non se va. Bene, allora la seconda volta, nel 66, era molto malato, stava quasi sempre a letto, faceva le lezioni con i più grandi dal letto, e ho avuto la fortuna di spendere non so, tutta una serata, un pomeriggio, sera, tre o quattro ore con lui, da soli, accanto al suo letto. Per me è stata la lezione fondamentale della mia vita, no? È stato come il testamento, no? Quello che mi è sentito erede di una grande cosa, no? Perché quella, da quello che si è parlato in quel pomeriggio d'estate, io ho vissuto tutto il resto della mia vita, no? Cioè, è stata, dico, la lezione fondamentale. Allora, quando ho finito gli studi a Roma, sono ritornato a Barcellona e la prima cosa che ho fatto è tradurre lettera a una professoressa al catalano. Subito, perché soltanto aveva uscito con 3-4 mesi prima e subito ho fatto la traduzione al catalano. Dopo c'è una traduzione allo spagnolo che ha fatto corso con i suoi ragazzi di Salamanca, ma più tardi. Beh, allora, il primo lavoro è stato professore in un liceo pubblico. Bueno, il liceo era scuola media e liceo, cioè per istituto, che siamo, in Spagna siamo l'istituto, che comincia attualmente da 12 anni fino a 18, no? E la prima cosa che mi hanno detto là, bueno, c'è stata una riunione dei professori e il direttore dice, abbiamo un problema, dice, questo era Cornellà è nella periferia di Barcellona, una zona operaia, e dice, un primo problema è che ci sono 10 scuole primarie, no, elementari, e vengono tutti a un solo liceo che è il nostro, allora no, non c'è posto per tutti. Faremo una cosa, ho deciso di fare una cosa, faremo un test di intelligenza e 60 devono andare fuori. Sì, i 60 ragazzi che tengano un coefficiente inferiore andranno fuori. E dico, allora era la prima cosa che mi metteva, dice,
devo reazionare, che farebbe Don Milani? Allora gli dico al direttore, guarda, dice, tu puoi fare il test, ma questi 60 me lo lasci a me. Oh, che non c'è posto. Psst, c'è il teatro. Il teatro non serve, soltanto serve due volte all'anno. Cioè, il teatro lo dividiamo in due parti, facciamo due aule, no? Due classi, e 30 e 30, va bene. Oh, io mi faccio responsabile di questi 60 che sono quelli che hanno il coefficiente più basso. No? Uno di questi 60 è diventato presidente di Catalogna, cioè, no, non l'attuale, l'anteriore, no? Montilla. Cioè, bueno. Allora, mi hanno lasciato scegliere i maestri, i professori, questo è stato là, e dopo un anno questi ragazzi hanno avuto risultati migliori che tutti gli altri, no? Sì, per vedere che questo di test di intelligenza non è molto fiabile, no? Bene. Allora, questa è stata la prima esperienza, che dico milaniana, perché mi sono deciso a fare questo, è stato ispirato da Don Lorenzo. Dopo sono andato in Messico. In Messico ancora erano più poveri che i ragazzi, perché in Cornellà erano poveri, ma figli di operai. Insomma, in Messico erano ancora più... E sono andato in una parrocchia che della periferia di Veracruz, che non c'era scuola, cioè i ragazzi non andavano a scuola. Allora è chiaro, la chiesa si converte in scuola e sta, no? Abbiamo fatto sempre con come si dice, mampare, con separazioni, la chiesa si è divisa in cinque gruppi e si è fatto la scuola di là, no? È stata un'altra applicazione della eredità di Don Milani, che mi ha lasciato, no? Io dovevo fare, perché una cosa che non vi ho detto antes, questa chiacchiera con Don Milani del 66 mi ha detto una cosa, dice, tu, io ti accetto qui a Barbiana perché tu ancora non hai fatto l'opzione fondamentale, ma se la fai secondo lo statu quo, allora non ti ricevo più, andai montagna va. Non so l'espressione che ha detto in italiano, ma dice ti mando via subito, no? Cioè, allora io sempre ho avuto la sensazione di essere fedele a questa opzione che Don Milani mi invitava a prendere. Allora allo stesso tempo che si faceva questa scuola nella chiesa, questa della periferia di Veracruz, si è stato, con l'aiuto di tutti i padri, si è costruito una scuola accanto alla chiesa. Bene, stando in Messico ho avuto la fortuna di conoscere altre due pedagoghi interessanti, perché questo per me è una fortuna grandissima. Prima ho conosciuto Don Milani, e in Messico ho conosciuto Ivan Illich e Paulo Freire, no? Perché nella città di Cuernavaca Ivan Illich aveva creato un centro dove convergevano tutti i rivoluzionari d'America Latina, no? E allora là ho conosciuto Ivan Illich, che era il direttore del centro, e Paulo Freire, che veniva spesso a dare qualche corso là. Ho avuto l'onore di far conoscere a Paulo Freire Lorenzo Milani, che non lo conosceva in quel momento. E abbiamo visto che c'erano grandi affinità, no? Soprattutto nel senso del dominio della parola. No? C'è una grande affinità tra Paulo Freire e Milani, cioè che la parola, il dominio della parola fa trasformare la realtà. No? Questa è una delle cose che compartono tutti e due. Bene, dopo da Veracruz c'è un'altra esperienza messicana, è stato tra gli indigeni di Querétaro, dello stato di Querétaro, che ufficialmente si chiamano Otomí, ma loro se stessi non si chiamano Otomí, si chiamano Nañú, perché Otomí è una parola nahual che vuol dire uccello pazzo, no?
e allora loro non si chiamano così. E fra questi Nagnu c'era una, il posto dove ero, c'era una mina di, no, di, no, era di plomo, come si dice, piombo, e anche c'era qualche argento e un po' di oro anche. Allora abbiamo fatto, non c'era, gli adulti tutti erano analfabeti, no? Allora con il metodo di Paolo Freire si è fatto una alfabetizzazione, come frutto di questi corsi di alfabetizzazione si è creato un sindacato della mina, e io ho dovuto nascondermi perché c'erano qualche persona con pistola che andava cercandomi, no? Però alla fine sono riuscito a fare il sindacato, e come frutto di questo, io sempre in questi corsi faceva una mescolanza tra Milani e Freire, questo, insomma, andava bene, una mescolanza abbastanza esplosiva, no? Frutto di questo è stato questo sindacato. C'è stata anche una cooperativa, dopo 16 anni di essere in Messico sono ritornato in Spagna, e il mio amico José Luis Corzo aveva cominciato già il movimento milaniano in Spagna, allora mi sono integrato a questo movimento milaniano, che ancora formo parte, no? È un movimento che nasce a Salamanca con un'esperienza di una casa scuola che raccoglie ragazzi del mezzo rurale durante la settimana, e il fine settimana vanno a loro case, no? Ritornano lunedì. E questa, dopo le classi fanno dopo scuola nella stessa casa scuola. Attualmente la maggioranza dei ragazzi che stanno a casa scuola sono immigranti del Marocco e di altri paesi. Bueno, con questo movimento milaniano, il MEM ha qualche esperienza in Catalogna, in Andalusia, nel Paese Basco, se so qualche cosa. Non è che sia molto grande, ma facciamo abbastanza diffusione attraverso una rivista che si chiama Educarnos, e allo stesso tempo io mi ho messo a lavorare all'ufficio dell'UNESCO a Barcellona, e mi hanno incaricato precisamente le scuole, c'è una rete di scuole associate all'UNESCO. Allora durante molto tempo ho intentato mettere la pedagogia di Barbiana in queste scuole. È stato un po' difficile, ma piano piano si è fatto un progetto che si chiama Lingua Pax, che è riconosciuto dalla UNESCO, dalla Conferenza Generale della UNESCO, un progetto che mette l'insegnamento del linguaggio per la pace, no? Cioè che sia un strumento di pace. Allora che si poteva mettere tutta la pedagogia barbiana, le tecniche del testo collettivo, della lettura del giornale, eccetera. Ma più ha riuscito abbastanza. E questo ha culminato, tutto questo processo, il 2007, in un incontro di scuole associate all'UNESCO della Spagna, che sono più di 200, a Salamanca, per rimemorare il 40° anniversario della morte di Don Lorenzo, nel 2006 si è fatto un incontro dedicato esclusivamente a Milani e alla pedagogia barbiana, no? E tutte le scuole associate all'UNESCO della Spagna. È venuto Francuccio, ci ha fatto una conferenza bellissima, che tutti ricordano, e come frutto di questa conferenza si è fatto parecchi progetti di solidarietà nord-sud, no? E allora, pues, dopo il 2002, due anni prima, io mi sono messo in pensione, però continuo collaborando con questa rete di scuole associate. E penso che qui finisce, perché se Corzo avesse venuto vi parlerei molto più del movimento, perché il movimento milaniano lo porta molto più lui che io, ma io soltanto vi indico qualche cosa
di questo movimento. Adesso il gruppo più forte sta a Cordova, che sono insegnanti di liceo che hanno fatto il gruppo di Barbiana, e la prossima riunione dei milaniani spagnoli sarà precisamente a Cordova il mese di ottobre. Bueno, con questo finisco. Adele Corradi, dopo tanti anni, si è decisa a scrivere le sue memorie, se vogliamo, e è stata invitata a farlo da Di Giacomo. Io ho un ricordo di Di Giacomo, eravamo io e Nanni Banchi un giorno usciti per andare a fare una conferenza da qualche parte, io accompagnavo il presidente e c'era anche Di Giacomo, e Di Giacomo, che era una persona, a parte tutto, molto preparata e dotta, fece un'ottima impressione, mi ricordo, a quel tempo, e poi ci recammo, dopo finito il convegno, alla stazione. Dovevamo riprendere il treno per tornare a casa. Mi ricordo sempre di Giacomo che mise una specie di sacchettino sopra un sedile della stazione, della sala d'aspetto della stazione, e con questo sacchettino della sala d'aspetto della stazione tirò fuori un po' di pane, una mela, qualche cosa, e cominciò a mangiare e disse: io mi domando perché tutto quello che diciamo a giro non lo mettiamo nero su bianco. Cioè, io tento di farlo, però gli altri non so perché non lo fanno. Perché quando poi non ci saremo più, chi saprà tutto quello, tutto quel mondo che abbiamo accumulato, tutte quelle esperienze che abbiamo avuto. E Adele mi disse poi recentemente che fu proprio Di Giacomo a spingerla per la prima volta a scrivere queste memorie. Quindi un grazie a Di Giacomo ancora, perché io lo penso sempre con affetto, e un grazie anche a Adele. Bene, ora parliamo di questo testo, ragazzi, è fantastico, ha avuto un successo enorme. Io l'ho portato nella penisola arabica e gli arabi sono diventati matti quando l'hanno letto. Dice, qui bisogna tradurlo in arabo, infatti lo stiamo facendo, stiamo traducendo lettere a una professoressa in arabo, ma io per farlo conoscere l'ho portato agli arabi in inglese. E chi ha fatto questa bellissima traduzione? Una traduzione fantastica, con dei commenti che ancora oggi, anzi proprio oggi, sono veramente attinenti alle nostre realtà e danno veramente il senso di quanto questo libro sia ancora attuale. Sono venuti qui gli autori di questo meraviglioso testo, di questa traduzione fantastica. Sono Carmel Borg e Cardona, e io gli dico a tutte e due: venite, perché vogliamo sentire la vostra voce. Vengono da Malta, graziosi signori, e hanno un sorriso fantastico. Applaudiamoli, venite ragazzi. Grazie per l'invito, che abbiamo colto con un grande piacere. Parlerò prima io, poi segue il mio collega Carmel, che poi vi farà vedere anche un po' il nostro lavoro su Milani. Quando dal 98 al 2000 studiavo alla Roma 3, nessuno ha mai fatto il nome di Don Milani in quei due anni. Ricordo solo che in quel periodo c'era un congresso del PDS o del PD, non so se avevano già cambiato il nome, ma il motto era I care. Io chiedevo: ma perché questi hanno scelto una frase inglese per un loro congresso, I care? Mi è rimasta un po' in mente questa cosa. Poi, tornato a Malta, ho deciso di fare un'altra laurea in educazione degli adulti con Peter Maio, un nostro collega, e nel corso dei miei studi ricevette un invito per partecipare ad un seminario su Don Milani. Era organizzato da Peter e dal mio collega Carmel. La cosa mi incuriosì e decisi di andarci con alcuni miei colleghi. Allora lavoravo in un'agenzia statale e facevo educazione degli adulti in un'area della nostra isola che ha tuttora tanti problemi sociali. Prima di andare al seminario decisi di fare una breve ricerca su internet per prepararmi meglio e trovai il sito barbiana.it, appunto. Devo dire che la persona di Don Milani mi incuriosì moltissimo e andai al seminario con una gran voglia di saperne di più. Indirizzò al seminario Fausto Telleri dalla Sardegna.
ero a metà strada nella mia tesi, ma decisi di leggere i libri di Don Milani. Il problema era che questi libri non si trovano a Malta. Allora ho chiesto ad un mio amico prete che andava spesso a Roma di comprarmi Esperienze pastorali. L'ho letto con un grande interesse, troppo bello quel libro. Mi faceva riflettere non solo sul sistema educativo a Malta, ma su un gran numero di temi, la chiesa, la pastorale, il sistema politico, l'economia, l'industria, il folklore, insomma tutta una serie di temi molto importanti. Poi mi colpì questa sua grande voglia di liberare l'uomo, smascherando i sistemi politici, economici e sociali che lo tenevano schiavo, ostacolando il suo cammino verso la propria umanizzazione. Questo mi fece pensare molto a Pedagogia degli oppressi, proprio perché di Paulo Freire. Ed anche un altro libro, A Prodi dell'umano, di Adele Corradi, non so se la conoscete, insomma. Decisi di leggere tutte le opere di Milani, Lettera a una professoressa, L'obbedienza non è più una virtù. Sembrava che da ogni pagina emaneva una rabbia verso gli oppressori, verso il loro gioco sporco, a scapito di quelli che in faccia a questo gioco si trovano disarmati perché non possiedono l'arma più efficace, cioè la parola. Mi colpì la lettera che Milani scrisse al giudice Meucci. Voi tu che i poveri regnino presto, voi che regnino bene, scrivi dunque o un libro per loro o un giornale per loro, oppure fatti apostolo tra i tuoi compagni laureati cattolici, per dar vita a una grandiosa scuola popolare a Firenze, non come un dono da fare ai poveri, ma come un debito da pagare e un dono da ricevere, non per insegnare ma solo per dare i mezzi tecnici necessari, cioè la lingua, ai poveri, per poter insegnare essi a voi le inesauribili ricchezze di equilibrio, di saggezza, di concretezza, di religiosità potenziale che Dio ha nascosto nel loro cuore, quasi per compensarli della sperequazione culturale di cui sono vittime. La lingua, dunque, la lingua della cultura, la lingua della gente, del potere civile, economico e religioso. La lingua che fugge da passaparola alla partecipazione civile, economica e spirituale dell'uomo nel suo cammino verso la realizzazione di sé, non in un vuoto ma nel comunitario, condividendo un cammino verso l'umanizzazione di tutti. E perché mi colpì questo discorso? In Esperienze pastorali Milani scrive: il mondo ingiusto l'hanno da raddrizzare i poveri, e lo raddrizzeranno solo quando l'avranno giudicato e condannato con mente aperta, sveglia, come le può avere un povero che è stato a scuola. Questa frase nel libro, nel primo libro di Milani che io abbia letto, mi ha colpito prima di tutto per ragioni personali. Anch'io mi considero un povero che è stato a scuola, sono perpetualmente conscio di essere figlio di un ex lavoratore di fabbrica, analfabeta, che per la sua ostinazione di volermi imparare, per non fare la vita da cani che lo abbia fatto, per sfamarci, oggi mi trovo nella veste di educatore, di insegnante, di accademico. Ma mi colpì anche la parola raddrizzare, cioè il povero che va a scuola non deve accontentarsi di farsi strada, di poter anche lui o lei far carriera. Il povero che è stato a scuola si umanizza coltivando una rabbia per il sistema politico, educativo, sociale, culturale, che per secoli ha permesso agli oppressori di far festa a scapito degli oppressi. E si coltiva questa rabbia per trovare in essa l'impeto per rimboccarsi le maniche e far da maieuta per altri, in modo che i poveri che siano stati a scuola potranno raddrizzare il mondo, contribuire per un mondo più equo e giusto, che permetta ad ognuno di poter anelare per la sua piena umanizzazione e anche di poter mettersi realmente su quel cammino. In Italia mi sembra che negli ultimi anni è venuta a mancare la fiducia della gente nella classe politica del paese. Sembra che la gente sia stanca di un sistema politico dove la ragione d'essere dei partiti e dei loro oligarchi non è la giustizia per tutti, ma qualcos'altro più cupo, forse. Le cose nel nostro paese,
non sono molto, molto diverse. Si sente il bisogno di un linguaggio alternativo, di un sogno diverso, di un ragionamento diverso sulla politica, l'educazione, l'economia, ma anche sulla pastorale della Chiesa. A Malta negli ultimi secoli è sviluppata un'egemonia che ha prodotto un discorso per legittimare la sua posizione privilegiata. Questo discorso serve anche alla Chiesa che molte volte nella nostra isola purtroppo si è trovata dalla parte sbagliata, e cioè dalla parte degli oppressori. Si ricorda che Malta è stata anche per tanti secoli una colonia di tanti altri imperi, l'ultimo quello britannico, insomma. In questo scenario il discorso alternativo di Melani ritrova la sua piena validità, si sente il bisogno di dare la parola agli oppressi, alla gente comune, quella gente senza troppe pretese, aiutarli a immaginare un mondo alternativo che sia diverso da quello attuale. Il materialismo storico ci induce a considerare il presente ordinamento storico come un frutto dell'evolversi della storia, o non come un qualcosa di divino, di immutabile, un qualcosa da venerare, a preservare. C'è la speranza, insomma, si può cambiare. Il presente ordinamento storico è un ordinamento costruito dagli uomini, un ordinamento che giova ad alcuni ma non a molti altri. È un sistema egemonicamente molto solido, ma nello stesso tempo volatile, come mostra la presente crisi finanziaria. Nel confronto di tutto ciò, il discorso della cittadinanza critica riacquista una nuova valenza, ed è in questo quadro più ampio, ma molto reale, che il discorso di Don Melani diventa molto utile. Nel bisogno di ridare al basso un discorso, una possibilità, un potere che porti al cambiamento vero, un'arma contro il partito dei laureati che si trova dappertutto, insomma, nelle democrazie europee. Scusa, la democrazia italiana, ma anche quella maltese, purtroppo. Melani ci induce come educatore di metterci in contatto con nuovi oppressi, nel nostro caso maltese, i lavoratori precari, gli immigrati che arrivano dall'Africa, i genitori singoli, i cittadini che si sentono aggrediti dallo sviluppo selvaggio delle nostre città, i poveri. E di aiutarli ad apprendere la parola, quella che serve per fronteggiare il presente ordinamento politico, quella parola che apre uno spiraglio verso un mondo diverso, un mondo più equo e giusto, un mondo che è tuttora possibile di costruire. Questa idea, no, che viene dall'America Latina, che c'è l'utopia, che non è una cosa così, ma è un'utopia che si può realizzarsi, insomma, si può concretizzare. I miei studenti all'università trovano in Don Melani una voce e un'attrezzatura analitica per poter analizzare la loro esperienza passata di alunni e di studenti. Trovano in lui anche una voce critica che suggerisce loro un modo sempre nuovo per interpretare la loro professione di maestri, di insegnanti. La voce che trapela dai suoi libri li veste di responsabilità anche come insegnanti. Hanno un compito da eseguire, devono contribuire per un mondo più giusto, devono prendere parte, insomma, non possono stare lì a fare, non so, devono prendere parte di quelli che ne hanno bisogno, insomma. Loro non sono tecnici anonimi e neutrali che facilitano l'accesso al sapere e alla conoscenza. Al contrario, sono implicati in prima persona. Per far sì che gli studenti con più difficoltà nell'apprendimento siano aiutati ad ottenere un successo educativo tramite pedagogie che siano sempre attenti sia all'individuo sia alla collettività. Su un piano diverso, Don Melani è stato per me una fonte di ispirazione nel mio lavoro con un gruppo di agricoltori, di coltivatori agricoli nel mio paese. Sono piccoli coltivatori che affettano pezzi di terreno dallo Stato. Nel 2005 il governo voleva terminare il loro contratto di affitto per poter costruire un campo da golf. È un'autostrada poi.
La prima reazione tra tanti contadini era di rassegnazione. La terra appartiene allo Stato e contro l'apparato statale non si può fare niente, insomma, cioè, le cose stanno così. Ma poi due contadini si sono messi in testa di voler contestare questa decisione e volevano organizzare un comitato cittadino. Ho assistito loro in questo progetto, volevano il mio aiuto perché dicevano, insomma, questo è un insegnante, forse saprà parlare un po' meglio di noi, allora abbiamo forse bisogno del suo aiuto. Ma ho ispirato prima da Paolo Freire e poi da Lorenzo Malani, li ho aiutati a sviluppare il linguaggio che serviva per smascherare l'inutilità del progetto stesso, partendo dalle loro stesse conoscenze. Per esempio per quello che riguarda la quantità enorme di acqua che una corsa da golf avrebbe necessitato, acqua che in quelle parti non si può trovare se non entrando in conflitto diretto con i contadini di tutta l'area circostante alla corsa proposta. Poi se capisce, Malta è una piccolissima isola, insomma l'acqua vale come l'oro, insomma. Tra l'altro ho aiutato voi contadini sul comitato cittadino per scrivere lettere ai giornali, una cosa che non avevano mai fatto prima. Scrivevano le loro lettere, le portavano in comitato, le discutevamo, poi le mandavano ai direttori dei giornali intestati al loro nome. Abbiamo tenuto due conferenze stampa nei campi che sarebbero stati spazzati via dalla corsa da golf e da una adiacente autostrada. Abbiamo incontrato numerosi politici, ministri, parlamentari europei, sia maltesi che stranieri, ambientalisti, insomma, ci siamo dati un po' da fare. Ogni incontro era ben preparato. Nell'immaginario collettivo maltese i piccoli contadini sono sempre quelli che sono stati un fallimento scolastico, quelli che non sanno parlare, quelli che fanno fatica a leggere e a scrivere. Sono quasi muti, insomma, hanno sempre bisogno di qualche avvocato che parli per loro. Invece il comitato contro la corsa da golf era un'esperienza in cui i contadini hanno riflettuto sul loro grande sapere pratico e intorno a questo sapere hanno sviluppato un linguaggio che poteva mettere in dubbio una proposta governativa che avrebbe distrutto in parte o in totalità il loro lavoro, distruggendo l'ambiente rurale intorno al loro, cioè al nostro villaggio. La parola li ha permessi di poter dialogare con tutti senza timidezza, quella timidezza di cui appunto parla la lettera a una professoressa. E questo li ha portati a forzare il governo di cambiare strada, abbandonando il progetto per la corsa da golf e per l'autostrada e di indire invece tutta l'area come parco nazionale di natura e storia, cioè da un estremo andato proprio all'altro. Dunque combattere la timidezza, valorizzare le conoscenze imparate dal contatto diretto con la natura, col lavoro quotidiano, e poi acquisire la cosa più importante, la parola. Che, come ha detto il prete spagnolo, scusa, non ricordo il nome, è questo che accomuna sia Paolo Freire che Lorenzo Melani, insomma, questa forza della parola. E la ricetta melaniana è ripresa con vigore più tardi da Paolo Freire, per Peter McLaren, poi magari altri di cui parlerà Carmel. Che ci fa credere non solo che un mondo diverso sia possibile, ma ci fa anche sentire responsabili di dover lottare per raggiungerlo. Grazie. Allora, il mio intervento sarà più breve, ma più spontaneo. Ballare con la spontaneità, con una lingua straniera, è un gioco molto azzardato, no? E dal punto di vista egocentrico molto pericoloso, ma proviamo, no? E per me tutto è cominciato 6 anni fa, quando il mio grande amico e collega di lavoro presso la Facoltà dell'Educazione all'Università di Malta, cioè il professor Peter Mio, mi ha visitato nel mio ufficio e portato questa lettera, mi ha dato, questo è in inglese, Maastricht, cioè devi, you know, leggerla. E Peter è un accademico di qualche rilievo e un consiglio da quell'accademico non è da trascurare. Ho letto la lettera in una sera
E così ho cominciato il mio rapporto con Don Lorenzo Milani, che non è un rapporto statico, neanche nostalgico, ma è un rapporto molto vivo, molto concreto, molto dinamico, perché con umiltà possiamo dire che abbiamo riuscito, lontano dal Mugello, a reinventare Milani nel nostro contesto. Dunque un diverso Milani da quello del Mugello di 50-60 anni fa. Un Milani nuovo, un Milani maltese, come si dice. Okay? Dunque il nostro rapporto è un rapporto quotidiano con Milani, e proviamo a vivere la risurrezione con Milani ogni giorno, perché per noi Milani significa trasformazione, è un progetto di trasformazione. E il mio rapporto è diventato un progetto, un caleidoscopo di tre facciate: la facciata della pubblicazione, della produzione letteraria, poi c'è la facciata semipopolare, poi c'è anche la facciata popolare, tre facciate diverse. E cominciamo con la facciata letteraria. Tutto è cominciato con questo libro, che è un libro in maltese, una piccola lingua di 800, no, 400 è la diaspora, 800 sanno parlare con questa lingua. È una lingua semitica molto particolare, perché è l'unica lingua scritta in caratteri latini. Allora c'è un grande complesso di inferiorità attorno a questa lingua. I nostri colleghi dicono che non posso andare in fondo con questa lingua. Per noi questo è un progetto doppio, no? Un progetto controegemonico, un progetto in maltese su Milani. Allora, un statement politico, usare la lingua che d'intorno c'è grande un complesso di inferiorità per progettare questo libro. Poi arriva il secondo libro, in inglese, che questo è un progetto semipopolare, ma questo è un progetto più accademico, è una traduzione annotata in inglese. Anche questo è un progetto controegemonico, un progetto, un statement politico, perché Mario e io e Peter facciamo parte di un movimento internazionale che si chiama Critical Pedagogy, che è pedagogia critica, e questo movimento è dominato dagli anglosassoni. Dunque, per arrivare in fondo, dobbiamo scrivere in inglese o dobbiamo tradurre in inglese. E questo faccio parte di questa visione capillare controegemonico nel movimento di pedagogia critica. È una traduzione annotata, okay? Dunque non è soltanto una traduzione facile della lettera. Poi arrivava un altro libro, in maltese ancora, una collana di capitoli da, non so, 34 intellettuali, ok? Molti di loro sono maltesi, c'è 5 italiano, un americano e un inglese. Allora, una collana di capitoli contemporanei ispirati da Milani. 20 di loro hanno letto Milani per la prima volta per questo libro. Questo è un successo, no? Ok? Un gran lavoro di 34 intellettuali, altrettanto capitoli, tutti in maltese. C'è la traduzione di Edoardo, qui. In maltese. Dunque, ok? Questo è un volume in maltese ispirato da Lorenzo Milani. Si chiama Lorenzo Milani Bein il Birach, questo è in maltese, Bein il Birach Ullum, tra ieri ed oggi. Lorenzo Milani tra ieri e oggi. Poi è arrivata una sorpresa da Valencia. Una traduzione del nostro libro in inglese, in valenciano e in castellano. Ok? Per il futuro, mediote, c'è un altro libro che è una collana di capitoli su Milani e la pace.
uscirà in Olanda tra qualche mese. Il focus è il contributo di Milano per la pace. Okay? Dunque questa è la nostra produzione letteraria, c'è anche dei saggi anche in italiano, okay? E in inglese, in giornale molto importante nell'ambito anglosassone. Quindi c'è la produzione letteraria in 6 anni, ok? In 6 anni, che non è poco, ecco. Poi c'è la nostra azione, noi lavoriamo presso la facoltà dell'educazione, cioè prepariamo gli insegnanti futuri. Dunque c'è un corso intero su Milani di Mario. C'è anche 2 corsi che faccio io con 30% di Lorenzo Milani e poi c'è il corso di Peter Meo con ancora 30% di Milani nell'itinerario di Peter Meo. Dunque tutti gli insegnanti prospettivi hanno per 4 anni incontrato a livelli differenti Lorenzo Milani. Dunque Lorenzo Milani a Malta, presso la facoltà dell'educazione, è una figura molto importante nella formazione degli insegnanti prospettivi e attuali. Dunque Milani è vivo nella nostra facoltà, accanto a Paolo Freire, accanto a Peter McLaren, Henri Giroux, Antonio Adari e tutti gli altri che facciano parte di questo movimento di pedagogia critica dell'educazione per la giustizia sociale. Poi c'è l'aspetto popolare e io ho prodotto 17 programmi, un corso di 17 programmi per il radio dell'università che si chiama Campus FM e per un anno intero ogni venerdì c'è un intervento io sulla televisione nazionale per un anno, ispirato da Milani. Questo è il mio contributo piccolo, okay? Nell'aspetto popolare sulla televisione nazionale, Milani, sulla televisione per un anno intero. E sul Campus FM, che è il radio dell'università, per un corso di 17 programmi. Questo è il nostro contributo nell'ambito popolare ispirato da Lorenzo Milani. Questi sono i progetti concreti ispirati da Lorenzo Milani. Allora, quali sono le caratteristiche di questo progetto? Primo di tutto, questo è un progetto controegemonico. Perché controegemonico? Perché l'egemonia nell'educazione nell'ambito internazionale è l'egemonia dell'IMF, è l'egemonia del World Bank, è l'egemonia dell'OECD. E questa egemonia ha le caratteristiche che promuove l'individualismo, cioè l'individuale in competizione con altri individuali. È un'egemonia della standardizzazione dell'educazione. È l'egemonia della contabilità falsa, è l'egemonia del controllo dell'insegnante, è anche l'egemonia delle competenze strette. Allora, tramite Lorenzo Milani proviamo a produrre una visione che è differente a questa egemonia. Poi c'è l'aspetto internazionale. Prima di tutto c'è anche l'aspetto di valore, cioè un progetto che converge 2 valori importanti, il valore della democrazia con il valore della giustizia sociale. Per noi non c'è giustizia sociale senza democrazia, non c'è democrazia senza giustizia sociale. E l'educazione è un strumento importante per promuovere questi 2 valori, il valore della democrazia genuina, vera, e il valore della giustizia sociale. Questa è la nostra visione per la formazione degli insegnanti prospettivi. Dunque c'è un schieramento da parte noi per la democrazia e per la giustizia sociale. Non siamo neutrali in questo progetto, siamo schierati, c'è un prova di tutto questo. Ma penso che la questione è: che cosa c'è per un 18enne che sperava di fare l'insegnante fra 2 o 3 anni? Che c'è per questo ragazzo di 18enne
che sta studiando presso la facoltà dell'educazione. Allora, il paese maltese è un paese essenzialmente cattolico. Cominciamo con la tematica, è cattolico, l'ultimo bastione dell'antidivorzismo che è crollato un anno fa, ok? Dunque è un paese dove il cattolicismo è molto forte e vivo. Allora la tematica cattolica è molto importante per la formazione degli insegnanti prospettivi. E alcuni di loro, cioè alcuni dei ragazzi, sono esasperati con una chiesa più burocratica, una chiesa privilegiata, una chiesa distaccata da loro. Dunque in Milano c'è questa speranza di una chiesa schierata, di una chiesa che è vicina, no, ai flagelli sociali, di una chiesa della strada. Dunque per questi ragazzi Milano rappresenta un'alternativa alla chiesa dominante, alla chiesa burocratica, alla chiesa che è domestica, invece a liberare l'uomo. E con parole molto più drammatiche dico che per loro Milano rappresenta l'antidoto, ok? Alla possibilità di autoscomunicazione dalla Chiesa Cattolica. Dunque Milano per loro è una speranza, è un'alternativa concreta alla Chiesa burocratica, alla Chiesa dei privilegi, alla Chiesa distaccata. Poi c'è il racconto di Gianni l'operaio. E molti dei ragazzi che si iscrivono alla facoltà dell'educazione vengono dalla classe operaia. Dunque il racconto di Gianni, la narrativa di Gianni è la narrativa di loro. Dunque c'è una identificazione immediata con Lettera di una professoressa. C'è un'identificazione immediata con la storia di Gianni, con la narrativa di Gianni. Dunque la narrativa di Gianni è una narrativa molto, molto vicina alla narrativa loro. Allora dunque c'è questa identificazione immediata, non soltanto razionale, non soltanto intellettuale, non soltanto cognitiva, ma anche una relazione, un rapporto molto, molto emotivo, fortemente emotivo. Ecco perché Milani è un eroe tra questi ragazzi, perché questa è la storia di loro. E Milani anche, questi ragazzi hanno fame per una pedagogia alternativa alla pedagogia del pulpito, cioè la pedagogia trasmissiva, la pedagogia verticale, la pedagogia dell'esperto e dell'ignorante. Dunque c'è grande affinità tra Lorenzo Milani, la pedagogia di Lorenzo Milani, e la pedagogia di Paulo Freire, che si basa sul dialogo genuino, un dialogo che permette la trasformazione non delle studenti, ma un progetto di trasformazione mutuale, lo studente e l'insegnante, tramite il dialogo. Dunque c'è grande affinità tra questi due personaggi, il dialogo di Freire e il dialogo controegemonico di Lorenzo Milani. E i ragazzi hanno fame per questa pedagogia, perché sono prodotti di una socializzazione, di una scuola che trasmette. Okay? Dunque abbiamo questa fame che per un paradigma differente da questa socializzazione di 15 anni che è basata sulla trasmissione del sapere dall'insegnante esperto verso il ragazzo che non ha l'esperienza e il sapere dell'insegnante. Poi c'è l'altra tematica. Che è l'ultima, sì,
la tematica della collettività. Questi ragazzi sono socializzati in un contesto di individualismo sfrenato, grande competizione tra gli allievi. E la nostra sistema educativo ha prodotto del gente, cioè del brain. Non molto, ok, ha prodotto della gente molto sapiente, ma nel processo abbiamo bocciato un average 40% degli studenti, perché un sistema molto competitivo è molto selettiva, è molto elitista. Dunque questi ragazzi hanno fame di richiamare questo principio di collettività, di comunità di saperi, eccetera. E Milani è un personaggio molto importante nell'ambito di questa idea della classe come comunità, come collettivo, come un antidoto a questa individualizzazione. Quindi ci sono queste esperienze che facciano parte di questo paradigma differente dalla socializzazione basata sulla trasmissione. Finisco qui.